Siamo qui questa sera per ritrovarci come sempre, un momento che dia forza alla nostra comunità. Io passo subito la parola all'onorevole Rosso, perché so che deve andare agli impegni. Io un breve saluto e qualche considerazione su quello che sta accadendo. Intanto sono sempre particolarmente contento di venire qui a Santa Marinella, però sono particolarmente contento di venire oggi che si respira in questa città già il vento del cambiamento, c'è un momento di fibrillazione forte. Ieri sera è stata una giornata movimentata nel comune di Santa Marinella perché questa maggioranza comincia a scricchiolare, quindi è probabile che faccia la stessa fine del governo Prodi, quindi da qui a poco potremmo andare a votare. Lo auspichiamo su Santa Marinella, ne siamo certi per quello che riguarda il governo nazionale. Ieri avete seguito un'altra delle bagarre senatoriali nella quale purtroppo, a causa di qualche nostro ex amico che ha in nome della vera destra lasciato Alleanza Nazionale e salvato il governo Prodi, cominciando a dimostrare forse che le ragioni che lo spingevano fuori dal nostro partito non erano affatto delle ragioni ideali. Noi crediamo che al di là di questi giochetti tattici ci sia l'interesse della nazione, ci sia la volontà popolare che spingerà Prodi, però non molto a dimettersi. Noi intanto una piccola spallatina gliela daremo da qui a pochi giorni. Il 13, Alleanza Nazionale, e credo sia necessario scendere in piazza tutti questa volta. Con le bandiere di Alleanza Nazionale, con le bandiere italiane, lo faremo da soli, ultimamente lo facciamo sempre con la CDL, questa volta abbiamo voluto farlo da soli perché riteniamo che Alleanza Nazionale sia una forza di cambiamento, che è una forza che riesce a motivare i propri militanti, che qui nel Lazio si ha bisogno di dimostrare che Alleanza Nazionale non è assolutamente in sofferenza, anzi che ha tanti iscritti, tanti buoni amministratori, tanti militanti che hanno volontà di stare in prima fila, anche sulle prossime scadenze elettorali. Noi vorremmo che le prossime scadenze elettorali, ad esempio, il presidente della provincia tornasse ad essere non solo di centrodestra, ma tornasse ad essere di Alleanza Nazionale, perché dobbiamo dimostrare ai cittadini del Lazio che anche con qualche errore che abbiamo alle spalle si può riannodare il filo del buon governo, possiamo tornare a rappresentare qui, nella nostra roccaforte, il Lazio, la provincia di Roma, una forza di governo e di cambiamento che possa ridare una dignità al nostro territorio dopo aver visto le amministrazioni di centrosinistra umiliare la provincia di Roma, dimenticandola. Per noi che abitiamo in paese, io anche vengo da un paese un po' più piccolo di Santa Marinella, abbiamo visto l'atteggiamento del presidente della provincia di Roma Gasbarra di totale asservimento agli interessi della capitale, ma non agli interessi tesi a valorizzare la capitale in una compenetrazione col suo tessuto, col tessuto dell'Interland. Al contrario, spostando i problemi di Veltroni a Roma, quelli irrisolti, sulla provincia di Roma, uno dei tanti spostamenti dei campi nomadi, intanto avevano qualche problemino i campi nomadi in qualche quartiere romano, in qualche municipio, e ci ritroviamo sulla pontina a Castel Romano con una pianificazione che esporta i nomadi sui territori dei nostri comuni, creando effetti anche più disastrosi di quelli che si hanno in quei territori. Però ci vanno in favore di cambiargli nome, invece di chiamarli campi nomadi li chiamano villaggi della solidarietà, spendendo fior di quattrini per pagare per l'Italia. Quindi oggi ha due pilastri che hanno fatto scendere il gradimento del governo Prodi a dei numeri che durante la storia della Repubblica non si erano mai registrati, così bassi, così poca popolarità, la assenza di sicurezza in questa nazione e il contestuale aumento di tasse. E noi come Alleanza Nazionale sposiamo questi due punti. Abbiamo scelto il Colosseo per chiudere, perché è un'altra delle conquiste che vorremmo fare in questa tornata elettorale. Se Veltroni si candida farà il deputato di opposizione, lascerà Roma e noi intendiamo conquistare per la prima volta la città di Roma con i colori del centrodestra. Queste sono le aspirazioni che vengono costruite attraverso un percorso, che nasce dalla capacità nostra di continuare a stare in mezzo alla gente e ricominciare a scaldare i cuori delle persone. Crediamo di poterlo fare. Oggi sono stato a un comizio insieme al presidente Fini in una città, un paesino piccolo, a Sacrofano. La settimana prossima, venerdì, anzi siete tutti invitati, facciamo la festa
provinciale a Morlupo, anche lì il presidente Fini aprirà la manifestazione. Sarà come oggi un momento nel quale respirare di nuovo quello che avevamo respirato nel 93, nel 94, quella voglia di cambiamento che esisteva all'interno della nazione, che abbiamo interpretato come alleanza nazionale, che non si può certo lasciare a qualche comico che fa oggi dei comizi dicendo anche qualche cosa giusta, che magari davanti alla televisione ci sfugge di dire anche a noi, ma che non trova soluzioni credibili ai problemi che esistono in questa nazione. La sinistra in Italia ha finito gli argomenti e fa finta di essere di destra. Noi la destra lo siamo davvero e abbiamo solo il compito questa volta di chiarirci con i cittadini e portare a termine quelle che sono le riforme strutturali di cui questa nazione ha bisogno. Io credo che momenti come questi servono a confrontarci, a stare insieme, a stare allegri, poi ripartire per questa stagione che sarà per gli uomini e le donne di Alleanza Nazionale piena di soddisfazione. Io vi ringrazio ancora per questa serata, avremo modo di stare insieme in piazza il 13 e le altre giornate in cui riterremo opportuno di farlo per lavorare con sincerità alla crescita di questa nostra nazione, che deve restare l'unico obiettivo della nostra forza politica. Questa è la cosa che ci differenzia, avere un'anima e averla, immaginiamo, ancora pulita e ancora posizionata verso le stelle e non come quelli che si vendono probabilmente verso il basso. Questo è un augurio che ci facciamo. Ringrazio di aver aderito a questa serata, che era una serata che nasceva un po' da un'esigenza, quella di cominciare a comunicarci alcune cose importanti in vista di un percorso che speriamo sia breve, ma noi ci prepariamo per i 2 anni e mezzo che ancora ci separano dalle prossime amministrative, però l'esigenza di riunire un po' i quadri, i dirigenti, i presidenti di associazioni, i singoli cittadini che hanno deciso di collaborare con noi per la costruzione di questo progetto, di questo programma, di questa futura azione che vogliamo svolgere sul territorio. Siamo una realtà abbastanza importante su Santa Marinella, forse è l'unico partito che si cimenta ad avere un rapporto con la gente tramite banchetti, tramite le interrogazioni che facciamo su singoli problemi che la città vive, anche se non ci risponde il sindaco, questo purtroppo è una carenza di democrazia che... E quindi ci siamo visti per darci un appuntamento futuro territoriale per chi vorrà aderire a questo progetto. Si tratta di un tavolo di programmazione che vogliamo inaugurare qua allo Sporting Club, grazie ad Aldo che ci ospiterà, facendolo sembrare essendo effettivamente un tavolo che guarda pure ai cittadini, alle categorie sociali, e però prende spunto, come ovvio che sia, dai valori del centro-destra, perché magari possiamo parlare di altri valori, almeno per quelle persone che sono qui presenti, almeno per quelli che in Consiglio Comunale sono rimasti, nonostante le offerte, i tentativi di abbordaggio del sindaco, più o meno latenti, più o meno manifesti, sono rimasti a difendere quello che è poi l'ideale uscito dalle ultime elezioni, quello che noi crediamo sia possibile ancora portare avanti.